Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo. Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo la Professional Gamer e oggi siamo al secondo episodio di MotoGP 15 e faremo la seconda gara come wildcard, come avevamo già detto questa volta della volta. Esatto, nuovo modo per una gara sola. La gara. Allora, possiamo iniziare. Buongiorno, buongiorno da Valencia. Aia. Buongiorno, qua abbiamo bene. Scendiamo in pista. Come sai che devo staccare un po' prima, eh? Non male, non male. Dai, come prima staccata sul bagnato. Buono, buono, buono. Ottimo. Stretta. Rischio? In che senso? No, rischio, ho visto. Partiamo un po' dietro, eh. Come si fa indietro? Cazzo. Stacca l'acceleratore, stacca l'acceleratore. Stacca l'acceleratore, basta, sto pescando niente. Vai, vai. Quando tu vai sull'erba e ti incominci a... Devo levare l'acceleratore, esatto. È tutto sollevato però. E cerca di non piegare. No, che gli fa, dai, questa qua tanto. Tanto non è più valido il giro. Sì sì, è valido. Vabbè però. Vabbè, ho fatto schifo. Oh! Tanto che scappenati. Forello. Forello. Esiste una parola? Sì. Dici quelli citano. Forello. Citano e spiega. Allora, Cittano è uno dei paesi che si trova nell'entroterra maceratese, vicino al Fermano, dove abitiamo noi. E in pratica qua di solito si dice tutti quanti Cittano, quindi se voi state vedendo questo video e passate qui per i paesi nostri, nelle Marche, non potete non fare un salto a Cittano. E a Porto Civitanova. Porto San Giorgio. Porto San Giorgio ovviamente, soprattutto d'estate che è favoloso proprio. L'acqua pulitissima, nessun bambino che rompe il cazzo, i cani non cadono sulla spiaggia, quindi proprio la spiaggia è ottima. Beh, la spiaggia ci dà, a parte quei soliti legnetti che fanno proprio scassano le palle, però dai, che legnetti? Gli sta quei pezzetti in mezzo alla sabbia che rompono le palle, a parte le siringhe, però lì non è visto. Sono ripreso con la macchina? Fino a 4 secondi. Aspetta, prima. Come si fa? Come si fa? E non solo. C'è pure quei 4 secondi che ti sei cascato, eh? Oppure sta facendo un giro? No, aspetta, sta facendo un giro. Sono qui. Scusatemi, ragazzi. Tempo. Dai, provo a farne un altro. Per farne un altro? Beh, secondo. Non è male. Provo a farlo, va. Provo, vai.
guarda, 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 che imbarazzo come si fa. Ok. Bene. Aspetta, 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 vediamo. Tra le prime 10 posizioni. Si chiude qui questa sessione di qualifiche. Decimo, decimo. Perfetto, perfetto. Perfetto. Non male, non male. Ottimo, Michael. Siamo finalmente. Ci vediamo la gara. Allora, possiamo iniziare direttamente con la gara? Esatto. All'esterno. La curva è... No, le partenze non sono il mio forte, però. Vabbè. Non è forte per niente. Ma dalle qualifiche alla gara, andiamo tutti da. Oh. No, no. Io sono. Sbagliato. Ah, perfetto. Ah, addirittura non era Ferrari. No, non è quella Ferrari lì che è finta. Oh, finta lì. No. La moto ha qualche problema tecnico. Sull'acqua non è tanto gestibile. La Honda. Cemento, non la ghiaia nel mio strato. Proviamoci. Oh shit. No, avevo detto di non usarli, dai. Non ci siamo. Dai, proviamoci, dai. Infatti il mucchio è ancora tutto. Tutto qui è tutto compatto. Bello compatto, stanno solo. Primo giro. La vedo dura, lo so, però. Ops. Penalità. Famoso per aver tagliato, no? Per aver provocato l'incidente. Penso un po'. Fa sempre l'aria. Attenzione, attenzione! La tieni, la tieni. Allora, oh perfetto, gelaio, prendiamo GS, io prendiamo. Gelaio. Da queste parti. Per dire. Guarda come stacca prima, eccolo, che, noi stacchiamo qui. Per dire ce l'ho, tipo, il mouse ce l'ho. Si usa un vocabolo di adattare. Gelaio. Tanto i figli ragazzi, non riesco a prendere la scia, madre mia. È una merda di gemolo proprio. Papale, papale. Dai, dai, usiamo. Usa. Bene, più o meno la curva è fatta la stessa. Non è cambiato un cazzo. Interno? Altro incidente. Ops. Altra penalità. Ma va bene così. Proviamo ad arrivare in decima. Sì, lo facciamo, sì, sì. Dobbiamo arrivare tra i primi. Tra i primi. Era meglio se eravamo un po' più. Hanno tagliato adesso il traguardo i primi, quindi non sono molto distanti. Sono alla fine del rettilineo. Per un po' di strada. Perché soprattutto noi sul rettilineo non è che facciamo faville. Beh, adesso prendiamo la curva. Lo so, però non è proprio quelle al top come le loro. C'è Fenati lì. Allora tagliamo all'interno. Ok, dodicesimo, vediamo un po' cosa riusciamo a fare in questo ultimo giro. Anche a dire, se a dire la verità ragazzi, questa pista proprio mi sta sulle palle altamente. Non riesco mai a arrivare tra le prime posizioni, però vabbè. Ci si prova. È stata meno ostica per via della pioggia, però vediamo, dai. Porca tosca. Non riusciamo a tenere la moto.
decima posizione, forse qualche posizione ce la facciamo a recuperare. Abbiamo due curve, sì. Soprattutto in questo tratto. Ora. Solito taglio. Non è andato troppo, a segno. Troppo taglio, troppo tagliato. Facciamo un po' di meno. Così. Ole. Abbiamo mezzo secondo a scondere. Lo so. Cerca di dare tutto per te. Arriviamo a decimo se combiniamo così. Decimi. Vediamo un po'. Allora. Siamo arrivati a decimi. Noni. No, un po' meglio. Non mai. Ok, le offerte sono queste. Non ci interessa quello che dici. Ci abbiamo questo. Poi già abbiamo gli sponsor, come vi avevo detto. Che facciamo? Prendiamo gli sponsor? Facciamo sto team in privato? È meglio? Ma sì, dai. Può capitare una moto più potente? Sì, possiamo scegliere noi la moto. Io direi di andare scegliere gli sponsor, quindi escludiamo queste moto, questi team. Esatto. Andiamo in team privato, abbiamo come sponsor X-Light che produce caschi e accessori vari per la sicurezza in moto. Poi abbiamo DeWalt che produce per utensili elettrici per per le edilizie e per vari settori. E Stanley che produce sembra attrezzi da ferramenta. Sì, esatto, esatto. Quindi ci fermiamo qui con l'episodio. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto iscrivetevi, mettete un bel like. Esatto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Lasciate un like, come ha detto lui, un commento. Iscrizione. Prossimo. Se siete interessati al programma che utilizziamo, lasceremo un link in descrizione. Ci vediamo al prossimo episodio, che sarà il primo con la prima gara del Mondiale Moto3. Bene, grazie, al prossimo episodio.